Vorrei che fosse chiaro, ben chiaro, che mentre io vi sto parlando di tutte le cose che riguardano me, quelle grandiose che riguardano ciò che si è imbattuto in me, stanno a me come Gesù si collocò su quell'asino, quel puledro figlio di un'asina, su cui, come aveva detto il profeta Zaccaria, arriva il re a Gerusalemme. Io non sono il Cristo, né tantomeno il Padre e Spirito Santo, Padre del Cristo. Io che vi parlo sono una persona. Ma la differenza che esiste tra la mia persona e quella del Dio che si è messo sul mio dorso, perché io a un certo punto ho cercato di dar corpo a Cristo nella mia povertà, come un contenuto totale esiste basandosi su un contenuto definito e piccolissimo, come un ente infinito si possa porre sul dorso di uno definito. Laddove Dio è l'infinito, fatto da infiniti infinitesimi, la mia persona è un infinitesimo. Ma la verità che è venuta a cavallo della mia persona è proprio ciò che è quel contenuto di infiniti infinitesimi. Infiniti infinitesimi di pura salvezza, da ogni limite e da ogni costrizione che sia stata imposta sull'uomo. Io questo desidero che sia chiaro. Però una volta che io l'ho chiarito, vi posso dire che avendolo io ricercato, ciò che è stato estremizzato sui miei estremi, sono scritti in Bibbia, sono scritti nel Vangelo di Cristo, sono descritti nel Sacro Corano. Sono preciso. Gli estremi del mio avvento sono descritti in Bibbia, con chiarezza estrema nel primo libro, capitoli 25 e capitoli 38. In entrambi questi capitoli è descritto un parto gemellare. Perché gemellare? Perché due gemelli nascono nel segno proprio di ciò che sta insieme in padre e figlio. Quando padre e figlio sono una cosa sola, si presentano come due gemelli. I due gemelli nominati in Genesi, che è il libro primo, capitolo 25, si chiamano, per i nomi che sono poi tradotti in italiano, come Esaù, chi è nato per primo, e Giacobbe, chi è nato per secondo, sono gemelli proprio nel valore gematrico dei due nomi nella gematria italiana, che considera le lettere da A a Z come i numeri da 1 a 21. Esaù è la lettera numero 5,
la 17, la prima e la 19. Il totale di questi numeri di ordine è 5 più 17 più 1 più 19 uguale 42. 42, vedete, è la combinazione di tutta l'opera di Dio quando combina l'opera in 7 giorni con i 6 giorni di lavoro. Allora 6 per 8, 42, è la creazione del nome Esaù. Se vogliamo andarla a leggere con riferimento a uno che come me si chiama Romano e quindi a un essere secondo l'essere di un romano, le prime 2 lettere di Esaù rimandano al tu sei romano. Io sono romano è sum, tu sei romano è es. Egli è est. Dunque, es significa tu sei romano. AU sono dalla lettera la prima fino alla vocale ultima. Quindi da cima a fondo. Tu sei romano da cima a fondo. Quando voi pensate che, avendo io il cognome Amodeo, anche il contenuto di questo nome significa la stessa cosa, perché Amodeo indica ei mod ou, la A a modo della O, nella lingua di tutto il mondo, l'inglese, in cui mode significa a modo di. Ei, mod, ou, la A, a modo della O. Il principio a modo della fine. Quindi, Esaù significa tu sei romano da cima a fondo. Amodeo, il principio a modo della fine. Ossia, il principio come la fine. Insomma, ciò che è stato descritto poi in Apocalisse, quando il Signore dirà: io sono l'Alfa e l'Omega. Ma se andiamo a Genesi 25, è descritto un parto difficile, perché una donna sterile chiamata Rebecca, sposa di Dio, mentre sembra sposa di Isacco, ma vedete, Isacco è fatto fuori, è tolto di mezzo da Dio, perché Isacco non è in grado di rendere feconda una donna sterile come Rebecca. Anche il padre di Isacco, che era il famoso Abramo, anche egli è tolto di mezzo da Dio, perché anche Abramo, se fa un figlio naturale, normale, questi non è Isacco, è il figlio avuto dalla Agar, dalla schiava egiziana. Lì lei è feconda e un uomo può fecondarla. Quindi Ismaele è il figlio naturale di Abramo. Invece è tolto di mezzo Abramo quando, per inseminare una donna sterile come Sarai, è Dio che la rende feconda. E quando Dio chiede ad Abramo di fare in modo che anche suo figlio sia tolto di mezzo, non voleva certo farlo morire, ma voleva significare che anche suo figlio doveva togliersi di mezzo perché toccava a Dio e a Dio soltanto rendere feconda Rebecca. Quindi Rebecca ha come sposo lo Spirito Santo di Dio. Allo stesso modo,
in cui Sara ha come sposo lo Spirito Santo di Dio, allo stesso modo con cui Maria Santissima avrà come sposo lo Spirito Santo di Dio. Vedete, succederà poi, descritto in Bibbia, nel capitolo 48 del libro 1, che oculatamente Israele imporrà al suo figlio, quello dal quale si aspettava tutto e che era diventato in Egitto viceré e che aveva avuto due figli in Egitto, gli imporrà di togliersi di mezzo come padre di quei due figli che aveva avuto, perché quei due figli andavano attribuiti a chi? A Israele. Ecco, vedete, quando Israele benedice, prima di morire, i due figli avuti in Egitto da chi? Come si chiamava? Chi è andato in Egitto? Giuseppe. Come si chiamava lo sposo di Maria? Giuseppe. E un padre che chiede a Giuseppe di togliersi di mezzo perché la sua prole non è di Giuseppe, ma è di Dio, rimanda al fatto che il figlio di Giuseppe, che sarà assegnato a Giuseppe umanamente come figlio di Giuseppe, avrà in Giuseppe un padre putativo, perché il vero padre di Giuseppe sarà il padre di Giuseppe. Il vero padre dei figli di Giuseppe sarà il padre di Giuseppe. Vedete? Bene. Torniamo a Bibbia 1:25, che sono gli estremi della mia nascita nel gennaio del giorno 25. Rebecca, dopo che è stata resa gravida, ha un grande dolore nel suo ventre, perché ci sono due che litigano nel suo grembo. Lei non sa nulla del perché nel suo grembo ci sono questi dolori e va a consultarsi con il Signore e il Signore rivela a Rebecca che sta per nascere ciò che nella realtà umana, poi quella matematica, sarà definita come la sezione aurea. Esistono due gemelli dell'unità, dunque ognuno vale 0,5, i quali però opereranno in modo diverso. Uno sarà maggiore dell'altro, come il popolo maggiore del popolo minore, il popolo maggiore che è il popolo romano. Il popolo minore è Israele. Uno dei due gemelli, Giacobbe, sarà rinominato Israele. Quindi è evidente che non è Israele il popolo più forte. Il popolo più forte è il popolo romano, ma il popolo più forte servirà il più debole. Ora, attuando la sezione aurea, avremo che questo capitolo di Bibbia, proprio questo capitolo di Bibbia, a partire dall'opera di Bibbia intera, quindi libro 1, capitolo 25, come 1,25, sottoposto a questi due 0,5 che operano in maniera diversa, vedranno in uno il maggiore, il valore 0,5. L'altro sarà messo come indice dimensionale del capitolo 1,25. Ma vedete, mettere uno 0,5
al di sopra di una base 1,5 significa estrarne la radice quadrata. Significa fare la quadratura di quell'1,25 e definirne il lato. Per cui 1,25 elevato a 0,5, alias la radice quadrata di 1,25, risulterà 1,118, 0, quindi fino alla dimensione della realtà 10.000 espressa in decimillesimi, abbiamo il valore definito nell'intero che termina con lo 0. Sì, sto lavorando. Tutto bene. Grazie per avermelo fatto sapere. Ciao. Ricominciamo, scusate, io questo intervallo lo lascerò qui perché non voglio elaborare questo materiale, voglio lasciarlo così, perché così faccio prima. Scarico direttamente il contenuto che mi dà la webcam e lo appendo così com'è, in modo che non lo devo elaborare, perché i sistemi che ho io attualmente di elaborazione richiedono un tempo spaventoso. Avevo un programma prima, quello che passava Windows, che era il Movie Maker, che andava bene. Lo hanno tolto di mezzo, adesso quello che c'è non funziona più. Per cui io eviterò di fare dei passaggi inutili e vi darò, così come faccio i video, con tutti i tagli e i pezzi in mezzo, che non li voglio tagliare perché sennò io mi metto a perdere un sacco di tempo nel... Scusatemi, ma ritengo opportuno fare così. Vi stavo spiegando la sezione aurea. La sezione aurea, allora, Bibbia 1,25 al quadrato elevato a 0,5 è la radice quadrata che poi porta al lato 1,1180. Le quantità più piccole ancora sono praticamente delle definizioni che si attengono sempre a me, perché c'è un 339 che è il triplo di quel 113 che esiste per tre volte nel mio nome. Romano Amodeo è 113, Torquato, ultimo nome, è 113, e l'acronimo dualistico, ossia le prime due lettere di ciascuno dei sei nomi, è ancora 113. Quindi io che sono tre volte nel 113 sono 339 e questo viene dopo 1,1180, viene 339. Poi c'è ancora 887 e che cos'è 887? Posto in riduzione rispetto al 1000. È tutto il moto di 113. Vedete? Quindi tutto è definito su di quelli che poi diventano i miei nomi. Ma lasciando perdere questo, 1,118 è il risultato dell'operato di uno dei due gemelli dell'unità, al quale si aggiunge l'altro gemello e diventa 1,618. A questo punto c'è un maggiore che è 1, un minore che è 618. Il maggiore, 1, per poterlo rappresentare nella stessa scala dell'altro, deve essere ridotto a decimale esso pure. A che cosa possiamo ridurre l'unità?
in forma di decimale a 0,999, ossia ricorrere a un millesimo dell'unità e toglierlo all'unità. In tal modo noi abbiamo espresso 0,999 all'interno di una unità che invece è un periodo che continua eternamente con quel 999999. Insomma, vedete, quando quello che esiste come sezione aurea 1,618 lo osserviamo dando una uguaglianza anche all'unità, come a 999, l'altro, che è più piccolo, è 618. Cos'è la differenza tra i due? 999 meno 618 è 381. 381 è la somma di tutti quanti i miei nomi. Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo vale 66 nel primo nome, 78 nel secondo, 26 nel terzo, 51 nel quarto, 113 nel quinto e 47 nel cognome. Il totale è 381. E vedete bene che quando è descritta questa sezione aurea, è descritto il 381 del mio nome intero. Ma se non vogliamo andare nel dettaglio della sezione aurea, c'è il popolo romano che fa capire che il romano è il nome contro l'altro. E che cosa si forma poi tra i due veri nomi nati uno dopo l'altro, quando c'è il secondo che si impone sul primo? Con il suo primato, che Giacobbe, con il suo primato, ossia con la G che sta davanti a Giacobbe, si mette davanti a Esaù, che perde il suo primato, quello in terza posizione, la A in terza posizione. Esaù ha la A, che è una e trina. Quella A, una e trina, la perde. E rimane solo trino, rimane solo Esù. Ma Esù dopo G è Gesù. Vedete, un nome è Gesù, l'altro nome è Romano. Ma se andate a pensare che il romano, sul quale è caricato un valore che non è quello di Romano, ma è quello del padre, perché se Gesù è il nome del figlio, il nome a cui si riferisce Romano è il padre. E allora a chi dobbiamo pensare per andare a immaginare in Romano il padre di Romano? È a padre di Romano. Come si chiama? Come si chiamava il padre di Romano? Luigi Amodeo. Bene, allora vediamo un po' come si può avere che è nato il padre che è Luigi Amodeo. Uno, il figlio è Gesù, e l'altro deve essere il padre di Romano. Deve essere Luigi Amodeo. E come? Lui, vedete, scritto in corsivo, se lo vedete nello specchio e dite a un arabo, ma leggi questo lui, quelli leggerà il nome di Dio. Infatti, è sorprendente, ma lui, visto allo specchio, è esattamente uguale ad Allah, scritto in arabo. Allah, sapete bene che è uno che non vuole che nessuno si metta davanti a lui. Quindi lui, cioè Allah, si mette davanti a tutti. E che facciamo dei due gemelli? Sono degradati. Mentre erano uno e tre, uno nella G e tre nell'Esaù, adesso degradati, chi era primo diventa terzo. E come fa a diventare terzo? Era la G di Giacobbe, diventa già le prime tre lettere di Giacobbe. Quindi, mettendo dopo lui già le prime tre lettere di Giacobbe, già abbiamo Luigi A. E che fine fa Esaù?
era terzo, adesso diventa il nomignolo. Il nomignolo è un nome stravolto. Che nomignolo era? Edom. Se è stravolto, raddrizziamolo. Se raddrizziamo ciò che è stravolto, si raddrizza. Ebbene, Edom raddrizzato diventa Modè. Luigi Amodè. È tagliata fuori solo la O. Perché? Perché vale 13. 13 perché bisogna eliminare il 13. E perché vedete, quando Adamo ha avuto un figlio, per generare il terzo figlio, Set, furono necessari 130 anni. Ossia 13 a dimensione 10. E questo 13 a dimensione 10 è tolto dalla vita di Adamo e perché è il presupposto per determinare il secondo, che poi è Set, ed è il terzo. Vedete? Dunque, il 13 è messo a denominatore. Luigi Amodè o 13 è messo sotto. Quando noi andiamo a valutare cosa ne viene fuori una velocità. Comunque, vedete, laddove operando in un certo modo viene il nome di Gesù, operando esattamente nello stesso nome, viene il nome di Allah e poi già Modè, già Modè che segue lui. E vedete che le cose sono straordinarie. Io ho gli estremi 1, 25 del gennaio 25 e sono gli estremi proprio che sono presenti in Bibbia per l'avvento di Gesù. 42 è il valore di Esaù, 42 è il valore di Giacobbe e 42 sono tutte le cifre del mio nome, perché nel mio nome ce ne sono 36 che lavorano su 6 nomi, ma poi c'è il sabato, ossia c'è lo spazio vuoto alla fine di ciascuno dei 6 nomi, quindi ci sono 6 sabati che aggiunti alle 36 lettere al lavoro, in totale sono 42. Ora, quando vedete che la mamma ha nel grembo 2,42, la mamma quanto deve valere? Quanto quei due? 42, 42 fa 84. E quando voi considerate il nome di mia madre, Mariannina, Mariannina vale 84. E invece mio padre, e mio padre l'avete visto, c'è il nome intero. Questo in Genesi 25. Gesù è descritto nato nel Genesi 25, perché quando attuate poi quello che fece il popolo romano per dar corpo a Cristo, vedrete che il popolo romano nel terzo secolo d.C. celebrava il sole senza sconfitte e un papa disse: ma quel sole senza sconfitte è Gesù. E riciclò il 25 gennaio in cui il popolo romano celebrava l'avvento del sole senza sconfitte dicendo che quel sole lì era l'avvento nel nostro mondo reale di Gesù. E quindi fu proprio il popolo romano a determinare la nascita di Gesù Cristo. Se questo non è un servizio clamoroso fatto dal popolo romano al popolo minore di Israele, giudicatelo voi. Ma poi c'è il 38 come Genesi, legato a me. E Gesù è possibile che sia coinvolto in questa Genesi 38? Certo, bisogna andare a consultare la genealogia fatta da San Matteo e vedrete che dal padre vero, reale, citato in Bibbia come il Giuda, che avrà un figlio gemello di un altro figlio in combutta con la sua, come
Nuora, perché era praticamente la sposa del figlio. Er, figlio morto, e Onan, altro figlio, morto anche quello. Lei sarà resa feconda dal padre dei due morti. Ebbene, come nasce questo gemello, che è il primo? Ah, chiaramente, nasce una mano. A Ro, Ro, vedete, è il 10. Ro vale 29. 29 è il decimo numero primo. Quindi il decimo numero primo, 29, Ro, si presenta con la mano a dire chi è, Romano. E quando alla mano viene messo un filo scarlatto a identificare che la mano era di Ro, la mano rientra nel grembo materno, annulla quella nascita. Si presenterà nel secondo che esce da quel parto. Il primo, Perez, sarà poi riconosciuto come l'antenato di Gesù. E il secondo, Zerach, invece, è quello che ha la mano circondata del filo scarlatto. Quindi non era l'antenato diretto di Gesù, ma dell'altro. Ebbene, quando voi fate la considerazione secondo San Matteo, dalla Genesi avuta da Giuda fino alla generazione di Gesù ci sono esattamente 38 generazioni. Quindi vedete che anche Genesi 38 presenta Gesù come nato in 38esima generazione, mentre invece per quanto riguarda quell'altro, ossia il rappresentante del padre, la nascita è quella nell'anno reale del 38. Ma se considerate poi che 1.38, quando prendete ciò che è primo rispetto a ciò che è secondo e mettete per ultimo il primo, da 1.38 ottenete 38.1. Ed è quel 381 che è il contenuto di tutto il numero, di tutto il nome romano. Quindi vedete che 381 è indicato anche in Genesi 38. Insomma, amici, io ho notato tutte queste cose. Io sono tenuto a farvele conoscere perché sappiate che quello che io vi dico è veramente descritto in Bibbia e che quelli che sono gli eventi che riguardano il mio personaggio sono proprio quegli eventi che rimandano alla, come dire, presenza di una controfigura sulla quale si presentano Padre e Spirito Santo rispetto a quella controfigura su cui si presentò Gesù. Non più come controfigura, perché vedete, se è vero che su di me si sono presentati Padre e Spirito Santo, come sull'asino, Gesù non era l'asino, Gesù era a cavallo dell'asino.